Dopo aver visto questa partita, a me viene in mente solamente una parola. E la Madonna! Ma è una cosa di quelle assurde! Ma la difesa del Barcellona proprio completamente a funghi! Cioè, la casa nella prateria, roba che se in difesa oggi ci fossimo presentati al posto della difesa del Barcellona, io, il buon Fabio, Sicco e Peppone, probabilmente non avremmo fatto quelle figure di merda. Una cosa di quelle pazzesche! Ciao bella a tutti da me, ci arriviamo con calma, asfaltati, umiliati, ditelo come vi pare, tanto alla fine conta il risultato, basta fan gol in più dell'avversario. Una cosa molto importante, siamo in live, dopo aver visto questo video mi è cascato un insetto addosso, siamo in live sulla piattaforma Viola Calcio Totale, venite a seguirci perché facciamo un post partita più dettagliato. Cliccate anche qui sulla in alto a destra, mi raccomando, iscrivetevi al mio secondo canale YouTube, Road to 60.000 iscritti, massimo supporto anche su quel canale. Detto questo, ma Davis? Davis? Alfonso, non fa ostro, Davis! Oh, 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 se vedo? Se vedo, me vedi? Se vedo? Palla a mezzo, gimmick! Ciao, se vediamo l'anno prossimo, sempre se c'è rientrata in Champions League. C'è da dire però una cosa molto importante. A parte che il Barcellona, beh, a parte il gol di Suarez, là, veramente classe pregevole, rientra, elude, tira, è l'unico gol del Barcellona, perché poi il secondo gol del Barcellona, diciamoci la verità, un autogol pazzesco di Alaba, e va bene. Barcellona che sul punteggio di 1-1 ha avuto qualche possibilità, il palo de Messi, ma anche quell'occasione di Suarez in cui Noia, portiere di calcio a 5 proprio, si vede, a 100%, ya pare in una maniera quella. Per il resto, possiamo dirlo, sì che il Bayern Monaco praticamente ogni occasione del primo tempo l'ha capitalizzata, ha buttato palle in rete come se non ci fosse un domani, ma a me sembrava una differenza a livello fisico veramente imbarazzante, cioè io non credo che è solo superiorità del Bayern Monaco, anche se stasera lo hanno dimostrato. Mi sembravano due condizioni fisiche un po' differenti e non vorrei che il post-Covid abbia un po' influito. Ricordiamoci, campionato tedesco che è ricominciato prima rispetto a tutti gli altri, ma è finito pure prima rispetto agli altri. Non lo so, Barcellona, vabbè, lo sappiamo, campionato è ricominciato dopo. Boh, voglio solo lanciare una provocazione, che il Bayern stasera è stato superiore, io credo che sia abbastanza palese. Ma anche la difesa del Bayern, ragazzi, in alcuni frangenti ha ballicchiato. Poi sono riusciti a portarsi in vantaggio di tante reti, ve le ricordo. Passa in vantaggio Müller, autogol di Alaba, Perisic, segna pure Perisic. Gnabry, chiamatelo come pare, ancora Müller, poi Suarez e poi Kimmich. E poi la partita mo, o finisce 7-2 o finisce 6, cambia veramente poco, il risultato è bello che ha acquisito. Se ne vanno in semifinale le Champions League aspettando l'altra semifinalista, perché giocano domani sera Manchester City e Lione, probabilmente sarà Manchester City, ma il calcio di oggi l'abbiamo visto anche con l'Ipsia, ci insegna che può succedere qualsiasi cosa, magari passerà a Lione, chi cazzo può dirlo, non possiamo saperlo, ma finita la finale sarà l'Ipsia-Lione, una cosa di quelle esagerate, poi dice le final eight favoriscono le squadre quelle che a turno se... chi lo sa, vabbè, non lo so, sto facendo degli esempi così a cazzo di cazzo. Mi fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti, perché mi viene anche da pensare a Messi, mi viene da pensare al futuro di Messi, Messi che non ha rinnovato il contratto col Barcellona, che non ha ancora rinnovato il contratto col Barcellona. Setién, io penso che ovviamente all'allenatore del Bayern Monaco stasera gli fanno 3 o 4, forse anche 5 statue, ma forse anche 6, caro mio Flick, anche 7 probabilmente. A Setién so bello che è giocato, cioè ha fallito con una squadra importante, gli obiettivi più importanti, cioè non solo la Champions League ma anche il campionato l'ha vinto Real Madrid, quindi è Messi che farà, cacciano l'allenatore, può essere che lo riescano a convincere perché ripartono subito con un nuovo ciclo e via dicendo, però never say never, sappiamo com'è Messi, chiamatelo come pare, è uno che vuole vincere trofei importanti, ma stasera pure Messi, a parte quel palo, ragazzi miei, non è che ha fatto tutto sto granché, il risultato è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale, mi raccomando, passate sul link in descrizione, ci trovate sulla piattaforma Viola per parlare nel dettaglio di questa partita. Asfaltati, umiliati, nel risultato, nel gioco, in tutto quello che vi pare. Oggi il Bayern Monaco si è dimostrato nettamente superiore. E probabilmente, permettetemi di dirlo, no, probabilmente no, sicuramente attualmente
è la squadra favorita per vincere questa UEFA Champions League. C'hanno un gioco veramente pazzesco. Ripeto, quel Davis, io non mi ricordo di che anno è, ma se non mi sbaglio è 2000. Transfer Market lo valuta 60 milioni di euro, 19 anni. Ragazzi miei, ma veramente un terzino di quelli pazzeschi barra esagerati. Ha fatto vedere le paperelle, ma manca le paperelle oggi gli ha fatto vedere a Semedo in occasione di quel gol. E poi niente, questo è il calcio, non sempre vince potenziale. Ah, mi sono scordato di dire una cosa e poi chiudiamo il video. Mio fratello oggi mi fa, prima della partita, ma tu sei così sicuro che oggi il Barcellona vince? Gli ho detto, ma guarda, secondo me sarà una partita lottata. Ma ha detto, io mi sento che il Bayern Monaco fa, ma mi piavate per matto, ve l'ho detto io che sei Bayern Monaco, no, ai quarti di finale col Barcellona passato il Bayern Monaco, non mi credeva nessuno. Dina che gli crede. Lega 6-2. Pure il gol in live, se siamo piani. Umiliati, asfaltati. Colpo di testa e palla in rete. Flick mio, altro che statua che te fanno qua. Te fanno il pisello d'oro, te fanno. Rivediamolo e poi chiudiamo il video perché tanto... Forse è fuori gioco. Forse è leggermente fuori gioco, ma proprio leggermente. Una cosa di quelle lievi. Bin. Però, regà... Comunque vada, ma sta andando a riguardare. Che razza del Barcellona, ragazzi miei. Cioè, che razza del Barcellona da una parte e che razza del Bayern Monaco dall'altra. Non dicono niente, statevi fermi, statevi calmi, goal check. E poi chiudiamo il video, ma tanto sicuramente, probabilmente mi sembrava fuori gioco, ma veramente di poco. E chi vincerà la Champions League secondo voi? Fatemelo sapere, mi raccomando, qui sotto... nei commenti, perché a sto punto sono curioso. Sono rimaste 5 squadre in realtà, non ancora 4 perché domani devono giocare. Voglio che mi fate un pronostico. Chi vince? Vince il Bayern Monaco? Vince il Paris Saint-Germain? Vince l'Ipsia? Vince il City? Vince il Lione? Vincono le nonne? Vincono le zie? Mi sono stufato ad aspettare, tanto non cambia niente. Il risultato è quello, quindi... Ciao!